Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia della Spezia, TG Flash di Cronaca 4 di giovedì 11 ottobre. Corteo di protesta dei lavoratori ACAM per rivendicare il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Intanto sono ore decisive per il futuro di ACAM Gas. Per noi c'era Simona Pardini. Vogliamo certezze sul nostro futuro. Continua la battaglia dei lavoratori ACAM che questa mattina si sono piazzati davanti ai cancelli dello stabilimento di via Re di Puglia per poi spostarsi davanti agli uffici amministrativi dell'azienda di via Picco. Una giornata di protesta nella quale i dipendenti ACAM hanno voluto far sentire la loro voce paralizzando il centro città e congestionando il traffico per ore. Un corteo rumoroso scortato dalle forze dell'ordine per rivendicare il diritto al mantenimento del posto di lavoro in questo momento in cui ACAM paventa la vendita delle quote ACAM Gas per far fronte alla crisi. Abbiamo fatto delle domande esplicite, tra l'altro, che hanno portato le nostre RSU aziendale chiedendo un impegno da parte dei sindaci presenti della non vendita dei rami del gas, ovvero ACAM Clienti ed ACAM Gas. A queste risposte ci sono state un po' vane, ma facendo anche altre attività nei consigli comunali eccetera, tutti in qualche modo hanno definito la cessione del ramo gas come necessaria e unica scelta. Tutto il gruppo, i dipendenti sono compatti nel pensare che questa scelta sia assolutamente il disastro del tutto il gruppo e quindi qua siamo a manifestare il nostro totale dissenso a una scelta del genere. Il presidio ha fatto seguito alla presenza dei dipendenti all'assemblea dei sindaci in comune di ieri sera, terminata alle 2 di notte, e precede di un giorno la data della scadenza del consiglio di amministrazione della holding e della presidenza di Paolo Garbini. A domani infatti è fissata la presentazione del bilancio di esercizio di ACAM. Se ci sono delle persone che in qualche modo devono fare i conti con il debito sono sicuramente i proprietari che sono i sindaci. Solo loro hanno l'esercizio di trovare una soluzione. Noi stiamo civilmente aspettando da loro una risposta che non sia la cessione della vendita del gas. Il presidio cade inoltre il giorno successivo alla presentazione della nuova sinergia tra ACAM Tel e Cloud Italia, ramo dell'azienda che nel caos generale sta tenendo bene per i servizi tecnologici innovativi offerti. Mi auguro che altre sinergie si possano trovare e che possiamo in qualche modo seguire la strada, spero conveniente, di ACAM Tel. Però sarei contento che delle soluzioni analoghe fossero trovate anche per il gruppo, anche perché quello che chiediamo è avere un piano industriale col quale interfacciarci. Non siamo degli urlatori che vogliono spaccare tutto, nel senso che vogliamo solo lavorare, anche in base, ritornando forse a una domanda che ha fatto prima, nessuno qua chiede assistenzialismo, noi chiediamo solamente di continuare a lavorare, chiedo più chiaro di così non si possa essere. Ecco. Ora la palla passa all'azienda che domani scioglierà il consiglio di amministrazione e ai sindaci, tutti alle prese con una matassa difficilissima da sbrogliare. E voi come lavoratori siete disponibili anche a dei sacrifici, ad esempio cambiamento di mansioni? Assolutamente sì, sempre che questo cambiamento di mansione sia definito con giustizia ed equità che è mancata a tutti i livelli, cioè se è necessario, chiunque ha dato anche tra l'altro le sigle sindacali con le RSU stesse si sono prese l'impegno di fare un cambio di mansione, l'importante è che tutto sia propedeutico a una ratio di giustizia e di funzionalità del servizio. E la Camera di Commercio della Spezia ha tenuto a battesimo la partnership tra ACAM Tel, società di telecomunicazioni attiva dal 2011 nella provincia della Spezia, e Cloud Italia, società di servizi cloud computing. Il perno della nuova offerta di servizi ACAM Tel Cloud Italia è l'infrastruttura di cloud computing che permette di definire e dimensionare i data center virtuali in base alle risorse medie utilizzate, prevedendo eventuali picchi sia periodici che occasionali.
Voltiamo pagina, parliamo di tagli a consiglieri e assessori. Infatti oggi la Regione Liguria ha approvato la proposta di modifica dello statuto. Sentiamo i dettagli. La Commissione Affari Istituzionali della Regione Liguria ha approvato la proposta di modifica dello statuto che riduce da 40 a 30 i consiglieri regionali e da 12 a 6 gli assessori. La legge dovrà passare due volte in Consiglio regionale e per essere approvata dovrà ricevere i tre quarti di maggioranza. La modifica adegua le norme regionali al decreto emesso dal Governo nazionale l'anno scorso ed entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura. Un passo in avanti sostanziale quindi da parte della Regione Liguria, finalizzato alla riduzione dei costi del Consiglio regionale. Una volta approvato, il cambiamento sarà ufficiale dal 2015. Non ce l'ha fatta il 50enne coinvolto in un grave incidente lunedì scorso in bicicletta sulla strada statale di Sesta Godano. L'uomo era caduto sulla carreggiata riportando un grave trauma facciale ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Martino di Genova proprio lunedì, dove è morto. Ancora disagi per i pendolari della Val d'Ivara, è stata prolungata infatti di una settimana la chiusura totale al traffico nelle ore notturne della statale dell'Aurelia nella zona di Padivarma, nel territorio comunale di Beverino, dove sono in corso i lavori per la galleria che bypassa la frana che si era abbattuta sulla carreggiata durante l'alluvione del 25 ottobre 2011. La strada, chiusa di notte fino alle 6 del mattino, avrebbe dovuto riaprire lunedì prossimo, ma su richiesta dell'azienda che sta eseguendo i lavori si è reso necessario prolungare di 7 giorni la chiusura notturna. Infine, le previsioni meteo per la giornata di domani: si prevede nuvolosità diffusa e tempo perturbato con possibilità di precipitazioni in mattinata. Miglioramento leggero a partire dalle prime ore del pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di 17 e una massima di 23 gradi. È tutto per l'informazione, vi ricordo che queste altre notizie potete trovarle cliccando sul sito cronaca4.it. da lunedì al venerdì il TG Flash, così come il quotidiano scaricabile in formato PDF. Grazie, arrivederci.